prova? Si sente. Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti. Un benvenuto e un ringraziamento va alle istituzioni presenti. Doveva esserci il Presidente del Consiglio Comunale La Cava, ma ha dato appena notizia di un'influenza, arriverà il Dottore Bitonti in rappresentanza del Consiglio Comunale. Ringraziamo il dirigente Tiano che ci ha ospitati, ma adesso c'è la presenza del vicepresi, del professore Cimino, che ne farà le veci sicuramente in modo egregio, che è carissimo amico tra l'altro, Franco. Un saluto particolare va a tutti voi ragazzi, gli studenti del Da Vinci, veramente vi vedo con immenso piacere perché ritorno dopo un po' di tempo con i laboratori, non so se loro i ragazzi, le professoresse possono aiutarmi, abbiamo fatto il primo percorso con Don Mazzi dei laboratori di prevenzione del disagio e quindi con immenso piacere ritorneremo a breve a riproporli con anche Maria Brunella Stancato che è di fronte a me, ma un ringraziamento particolare va a Rotary di San Giovanni in Fiore nella persona proprio del presidente Giuseppe Biafora che ha voluto portare avanti questa importante iniziativa già promossa dallo scorso anno con il dottore Bitonti sul giorno per ricordare un giorno molto importante che è il giorno della memoria. Sapete bene ragazzi, poi ci saranno i relatori che vi parleranno nel dettaglio veramente di questa giornata così importante, ma il giorno della memoria la Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio la data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. È una giornata veramente importante al fine di ricordare la Shoah, che sarebbe lo sterminio del popolo ebraico. Quindi approfondiremo veramente dei temi molto importanti e la mattinata sarà divisa e svolta in diversi momenti, quindi storici e rappresentativi, ma molto toccanti e riflessivi. Dopo vi elencherò chi sono i presenti. Prima di lasciare la parola al nostro presidente del Rotary Giuseppe Biafora, quindi e dare il benvenuto e il ringraziamento e dare un'attenzione anche lui al tema così importante, io nel frattempo ringrazio e presento i relatori che dopo andremo a ripresentare, che sono lo storico Stefano Vecchione, che è qua sulla mia sinistra, storico dell'arte Alessandra Carelli, che dopo la presenteremo meglio, lo scrittore e docente di lettere Luigi Carbone, Maria Brunella Stancato, che è qua avanti a me, che è il presidente della Federanziani e oggi rappresenterà la sciarpa della pace. Detto ciò, lascerei subito veramente l'apertura al nostro presidente Giuseppe Biafora. Bene, signori buongiorno e benvenuti a tutti voi e un grazie intanto per la vostra partecipazione. Premetto, chiederei di mandare nel frattempo delle immagini, se gentilmente la regia lo fanno, che sono praticamente delle foto che io personalmente ho scattato qualche mese fa in visita ad Auschwitz, quindi perdonate la qualità di queste foto perché sono delle foto scattate col telefonino, quindi a bassa risoluzione, non so. Le luci bisogna abbassare. Vai avanti tu gentilmente perché non riesco a vederle io. Abbassare le luci. Allora, se intanto forse dobbiamo abbassare le luci, chiedono. Luigi, puoi farlo tu gentilmente? Allora, queste sono delle foto, vi ripeto, fatte qualche mese fa direttamente ad Auschwitz, quindi è veramente il bello della diretta quello. Allora, intanto un saluto alle autorità rotariane presenti e non, al Presidente del Consiglio che non è presente ma che comunque salutiamo per la sua rappresentanza, gli illustri relatori che sono al mio fianco, che ha già elencato l'amica Deborah, e poi al dirigente Giovanni Tiano rappresentato dal professore Franco Talerico. Cimino. Cimino, intanto per la loro disponibilità sempre comunque e costante. E poi soprattutto a voi giovani e a voi giovani studenti per la sensibilità e l'attenzione che date a questo importante problema, quindi soprattutto per questo. Bene, oggi celebriamo il giorno della memoria, che è una ricorrenza ormai internazionale che si celebra il 27 gennaio di ogni anno e che serve a commemorare quello che è stato l'olocausto di qualche anno fa di Auschwitz.
Intanto noi lo facciamo oggi solo per motivi organizzativi, quindi ci scusiamo anche per questo. Noi come Rotary Florense di San Giovanni in Fiore abbiamo organizzato, come diceva l'amica Debora, questa giornata come prosieguo di quello che è stato, intanto benvenuto anche al presidiano, vedo, che rinnovo i miei ringraziamenti per la sua ospitalità. Dicevo, e questo è un prosieguo della giornata dell'anno scorso che vuole praticamente scalfire un po' nella coscienza di ognuno di noi un sentimento affinché quello che è successo tanti anni fa non possa più succedere. Noi siamo qui ospiti di questa scuola perché, non a caso, ma perché è proprio dalla scuola che noi vogliamo partire. È proprio da qui che bisogna iniziare a fare della formazione per quello che dicevo prima, cioè quello di formare delle coscienze affinché tutto quello che è successo non possa più succedere. Perché i giovani di oggi sono la società di domani. E quindi questo è in effetti quella che poi è la vera, una delle tante mission del Rotary. Allora, se oggi passiamo al convegno vero e proprio, se oggi abbiamo invitato questi illustri relatori, si vedono intanto le immagini, vero? Se intanto abbiamo invitato questi illustri relatori, lo abbiamo fatto perché abbiamo bisogno di sapere, abbiamo bisogno di capire il motivo che ha spinto i nazisti allora a fare quel grande scempio che hanno fatto, insomma, ecco. Io personalmente, lo dicevo prima, ho fatto visita insieme a mia moglie l'anno scorso ad Auschwitz e non vi dico, ragazzi, un dramma, un vero e proprio dramma. Ve lo raccontano queste immagini dove potete vedere mucchi, i resti di migliaia di persone, e questo è brutto, i resti di migliaia di persone rappresentate da un mucchio di capelli piuttosto che da un mucchio di scarpe e di quei pochi oggetti personali che questa povera gente si era portata dietro. Quindi vedere quei luoghi lugubri e quelle piccolissime celle fa veramente tanta impressione. E poi le camere a gas, piuttosto che i muri di fucilazione, sono delle immagini veramente devastanti. E quindi quando poi senti quelle storie è ancora peggio, no? Quindi tutto questo ti lascia veramente disarmato in tutto. E allora io dico questo, in tutta quella storia dove c'erano tanti bambini, tante donne, tanti innocenti, prigionieri politici, gente che ha dato la vita e che soprattutto credeva in un mondo migliore, noi credo che abbiamo il dovere di conservare, di preservare questo mondo e quindi dico di continuare a tenerlo alto. Perché alla fine noi siamo solo degli ospiti in questo mondo e come tali credo che ci dobbiamo comportare nel rispetto della terra in cui viviamo e soprattutto dei nostri simili. Grazie. Grazie Presidente, benvenuto al dirigente che prima non c'era, se vuole fare un saluto subito magari. Bene. Si vede qua. Devi tenere diritto così e devi accendere il microfono. Così. Siamo bravi. Buongiorno a tutti. Sì, adesso si sente. Oggi ne abbiamo 28, la ricorrenza è il 27. Purtroppo ieri per motivi validi, credo, Presidente, organizzativi, non abbiamo potuto farla, però io parlo per gli alunni, perché noi grandi sappiamo cos'è successo il 27 gennaio del 45. Siamo grandicelli, ma per i ragazzi di prima classe
di seconda e di terza, ecco, oppure perché insomma non ha molta amicizia con la TV. Ieri avete visto, c'è stata un'esplosione proprio in tutti i canali dove si parlava di quello che è successo. Ecco, non deve succedere mai più quello che è successo in quegli anni. Figuratevi che ci sono nipoti e pronipoti di quelli che purtroppo sono stati protagonisti, che s'hanno tatuato sul braccio il numero che avevano i loro familiari quando sono stati deportati e poi esterminati. Perché la Shoah che significa? Sterminio, massacro. Queste sono parole che non ci dobbiamo assolutamente dimenticare. E provate a chiudere gli occhi, io ho finito, così poi faremo. Chiudiamo gli occhi. Di notte, alle 3 di notte, Spina, alle 3 di notte, ti vengono a prendere a casa con dei cani, rompono la porta, ti ritrovi dal sonno, non so cosa ti stavi sognando, ti ritrovi su un carro, su un camion portato non si sa dove, come e in che modo. Se chiudiamo gli occhi e un attimo poi l'apriamo, mamma mia, già un sogno normale, quando ti svegli dice vero, è vero, ecco. Questo è successo. Noi dobbiamo solamente tramandare perché si fanno queste manifestazioni, appunto per cercare di non far dimenticare quello che è successo a questi popoli, che c'erano pure, c'eravamo pure noi, purtroppo i famosi ghetti che c'erano nelle città, eccetera, eccetera. Per non dimenticare, il presidente del Rotary, io lo ringrazio, ringrazio tutto il Rotary che da lui rappresentato, perché ci dà questa possibilità, perché organizzare una giornata come questa non è che per noi è facile conciliare docenti, compiti, fine di primo quadrimestre, però quando il Rotary ci presenta che bisogna commemorare oppure bisogna parlare di questa tematica, va bene, di questa cosa, non abbiamo detto di sì. E io vorrei che la stessa manifestazione venga fatta, presidente, anche alla Ragioneria Geometra, perché i ragazzi nostri della Ragioneria Geometra oggi non hanno potuto partecipare qua, perché come facciamo a farle venire alle 10:20 qua e poi insomma, ecco, per cui dobbiamo fare in modo di non... Ieri abbiamo dovuto purtroppo anche, abbiamo avuto la perdita del nostro grande Brian, il pallacanestro, sista, è stato pure una cosa che un po' ha toccato i nostri allievi. Per cui, presidente, io adesso mi auguro che i ragazzi, mi raccomando, un po' di attenzione, perché un po' di attenzione. Io ve le ho dette così due cose. Cosa significa? Perché sono 20 anni, se non mi sbaglio, quest'anno, che è stata istituita questa giornata della memoria. 20 anni, ok, non ricordavo bene. 20 anni. È stata istituita questa giornata della memoria. Per cui vi invito ad essere, perché la legge dice che ogni 27 le scuole possono organizzare sedute, manifestazioni, minuti di silenzio. Ecco, siccome molti di voi pensano che siano cose così, cioè non succede mai a noi, non succede mai a loro, non succederà mai più. Io vi dico che attualmente ancora succedono. E come succedono? Siccome siamo presi da questi diavoli,
non abbiamo colloqui, non guardiamo il TV, non guardiamo quello e qualcosa la tralasciamo. Può succedere in qualsiasi momento a noi. Per cui io vi invito, i relatori sicuramente possono dare loro il loro contributo, per cui un po' di attenzione, perché poi abbiamo il nostro professore che ha preparato pure qualcosa sicuramente di eccezionale, come sa fare lui. E un po' di silenzio, un po' di attenzione e grazie Presidente. Grazie. Grazie al Preside. Allora, io proprio per entrare nel vivo della manifestazione e veramente emozionarci insieme, lascerei subito la parola allo storico, nonché carissimo amico che ringrazio veramente per aver accettato l'invito. E Stefano e Alessandra ieri avevano degli impegni importantissimi, ecco perché si parlava un attimino di spostare la data, però penso che sia meglio così, perché il 27 no, non è vero, anzi è stata anche valutata questa situazione, perché il 27 ci siamo emozionati nel vivere le diverse manifestazioni che hanno rappresentato, e forse il giorno dopo, ha ragione il Preside, abbiamo avuto modo di vederle o in televisione o attraverso l'ospitalità in altri luoghi. Allora oggi la sentiamo di più nostra e forse il giorno dopo viene capita e compresa ancora di più. Quindi io lascerei proprio la parola a Stefano Vacchione, che è uno storico che parlerà del periodo dal 1922-1943. Stefano, dico bene? Benissimo. Lascerei a te l'apertura di tutti i lavori. Tu invece a questo momento. Quello là non funziona. Vieni qua Stefano, vieni qua. E poi vi cambiate. Messina. Prova. Raga, non vi preoccupate che vi parlo della più grande squadra di calcio del mondo, l'Inter nazionale dell'Inter. Quindi non vi dovete proprio preoccupare. Allora, l'Inter vinceva lo scudetto, la più grande squadra che c'è in nerazzurri, la mia squadra. È un criminale, anzi due criminali, uno si chiamava Vittorio Emanuele, uno dei peggiori criminali che mai ha visto la nostra nazione, e un altro criminale come lui, Benito Mussolini, dichiaravano la guerra al mondo, una cosa proprio, cioè contro le Nazioni Unite, questo scimunito di capo del fascismo, cioè Coppi, giovanissimo, vingeva il Giro d'Italia e questo criminale, senza avere la forza, le capacità economiche, l'esercito, dichiara la guerra al mondo. Ho parlato dell'Inter per dire, come ha detto il Preside, che non sono cose distinte, distanti, lontane da noi. Prima si pigliano gli zingari, però poi vengono a prendere pure a voi. Cioè il fascismo oggi, specialmente negli ultimi giorni, non è una cosa così lontana. Per prima vi voglio citare qualche vostro amico e parente di San Giovanni in Fiore, perché poi ce le scordiamo le persone per bene che hanno dedicato la loro vita per creare un'Italia diversa, migliore. Scusatemi l'accento, io sono un pochettino napoletano. Pietro Audia, comunista. Audia. Manovale, comunista. Giuseppe Bruno, San Giovanni in Fiore, professore, repubblicano. Caputo Salvatore, San Giovanni in Fiore, operaio apolitico. Giuseppe Chiodo, San Giovanni in Fiore, muratore comunista. Luigi Graziano, consigliere provinciale, San Giovanni in Fiore, socialista. Sembravano pochi ma sono tanti. Pasquale Marasco, San Giovanni in Fiore, calzolaio antifascista. Nicoletti Antonio, San Giovanni in Fiore, muratore antifascista. Nicoletti Luigi, San Giovanni in Fiore, sacerdote democratico cristiano, cioè uno dei grandi fondatori dell'Italia repubblicana ed è di San Giovanni in Fiore, eppure Cosentino e San Giovanni in Fiore.
Veltri Antonio, San Giovanni in Fiore, muratore antifascista. Quindi, come vedete, allora, con l'avvento del fascismo, perché nel 1922 quel criminale di Vittorio Emanuele, grazie al maggiordomo di casa Savoia che era Benito Mussolini, hanno fatto un vero e proprio golpe. Quindi con la marcia su Roma, Mussolini neanche c'era a Napoli, no, perché aveva paura, era a Como, pronto per andarsene in Svizzera, invece hanno fatto la marcia su Roma e, come voi sapete, l'Italia per 20 anni ha avuto una atroce dittatura. Rispetto a questa dittatura, in un'Italia fascista, perché poi è facile salire sul carro dei vincitori, in un'Italia fascista ci sono state tante persone invece, che si sono quelle che vi ho citato di San Giovanni in Fiore, però posso citare Pietro Mancini, Fausto Gullo, La Camera, quello che mi è più simpatico è Di Pedace, si chiama Cesare Curcio, ha passato tutta la vita in galera, poi il Partito Comunista l'ha fatto pure deputato, devo dire. Allora, tutte queste persone si sono impegnate tra carcere e confino. Confino che significa? Qua a Bocchigliero, a Longobucco, mandavano i confinati del nord, cioè dei paesini molto piccoli dove non c'erano i giornali, dove neanche si prendeva la radio perché non c'erano i ripetitori, dove neanche c'erano le scuole, e allora gente dal nord veniva a Longobucco. Quelli di Cosenza invece, di San Giovanni in Fiore, andavano a Ponza, a Ustica, a delle isolette che a stento magari si riusciva a mangiare a mezzogiorno. Che significa il convino? Il convino significa che non c'è medicina, che non puoi mangiare, che non puoi parlare con le altre persone. Erano poi, purtroppo, la maggior parte di loro erano pure poveri e quindi lasciavano le famiglie, moglie, figli, padri, anziani, a morire di fame. Cioè, e in più queste persone, i familiari che rimanevano a Cosenza e a San Giovanni in Fiore, venivano pure additati come persone schierate contro lo Stato. E era in Italia, specialmente dopo la guerra in Eritrea, anche quella di Spagna, erano diventati tutti quanti fascisti, anche perché il regime, che pensavano solo a fare affari, cioè tutti i gerarchi fascisti si sono mangiati l'Italia, cioè non è che pensavano al bene comune, alla nazione, facevano solamente affari. Il fratello di Mussolini si è venduto tutto il petrolio italiano agli americani, cioè a Shell, Lesso, eccetera, gli ha dato tante di quelle tangenti che, a dire basta, Matteotti è stato ucciso per questo motivo, perché voleva portare a conoscenza della nazione tutti i crimini economici di questi gerarchi fascisti. Mussolini passava il tempo a fare grandi faldoni sui suoi gerarchi per poterli ricattare. Questa l'Italia di quel periodo, un'Italia povera, e la Calabria è una delle regioni più povere d'Europa ancora oggi, ma allora c'era la fame. Ma la fame significa che io sono un pochettino paccherotto, forse in quel periodo sarei stato la metà, perché non c'era neanche il pane da mangiare, e il pane non era neanche di quello buono, perché quello bianco era riservato ai più ricchi. Allora, io altri 5 minuti e poi mi fermo. In quest'ambito però ci sono state queste persone, no? Quindi dicevo Fausto Gullo, Pietro Mancini, La Camera, persone che andavano pure molti erano affezionati, avevano visto Fischi per Fiaschi, quindi andavano in Unione Sovietica, qualche altro è andato a combattere in Spagna contro i fascisti, però ce n'erano tanti. Vi dicevo prima, come il vostro illustre concittadino Nicoletti, c'era un vescovo a Cosenza che, a differenza della chiesa fascista, perché avevamo un papa nero in quel periodo, dove tutta la chiesa era, perché avevano paura dei comunisti,
si è schierato a Cosenza apertamente contro il fascismo. No, no, erano un papa fascista, come tutta la Chiesa, quasi tutta la Chiesa italiana. Monsignor Nogara, insieme a Nicoletti e insieme a De Cardona, si sono schierati contro il fascismo, si sono schierati, l'hanno scritto, contro il nazismo, si sono schierati contro, nel 38, le leggi razziali, che a noi sembra una cosa così facile, però io vi voglio ricordare che qualche anno fa, se uno vedeva le immagini del Kosovo, della Jugoslavia, c'erano delle città bellissime, dove si poteva andare in vacanza, dove vivevano dignitosamente bene, perché erano un regime comunista diverso, quello jugoslavo, dove c'era una nazione che funzionava, dove la squadra di calcio poteva vincere i mondiali della Jugoslavia, no, era una delle più forti al mondo. E poi è la prima casa, e poi sono arrivati i carri armati, e poi sono arrivati gli aerei, si è sfaldato tutto nel giro di qualche tempo. Allora, noi dobbiamo, perché poi ce ne scordiamo perché dobbiamo ricordare queste persone, ne dobbiamo parlare, dobbiamo dire le cose che hanno fatto, dobbiamo parlare del calzolaio che si è schierato contro il fascismo. Più, anche di Fausto Gullo, però più del calzolaio forse, perché non dobbiamo dimenticare che grazie a Vittorio Emanuele e a Benito Mussolini, loro hanno fatto, chiudo con questo, guardate, hanno fatto, sembra una cosa così strana, no? Qualcosa ci ha colpito pure domenica, hanno fatto due colpi. Il primo è stato nel 1915, quando i cosentini, per cosentini intendo pure San Giovanni in Fiore, non volevano entrare in guerra nel 1915. Grazie al golpe di Vittorio Emanuele, aiutato da quel pennivendolo di Benito Mussolini, che allora era direttore dell'Avanti, siamo entrati in una guerra che non voleva nessuno, che ovviamente l'hanno fatta i calabresi, i siciliani, i sardi, i pugliesi, mentre al nord il presidente della Juve, Agnelli, diventava ricchissimo con i soldi degli italiani e con le commesse della guerra. Poi c'è stato l'altro golpe, qualche anno dopo, siccome c'era ormai un grande schieramento politico, c'era la Democrazia Cristiana, un grande partito, c'era il Partito Socialista, un grandissimo, bellissimo partito, ed erano maggioranza nel paese, e la maggior parte di loro erano pure repubblicani, quindi si stava per formare un governo socialista e democristiano. Ci vorrà poi il 1946, vi ricordo. Allora il re, per evitare tutto questo, si è inventato la marcia su Roma. Quindi il secondo colpo. Allora, per chiudere, queste cose non sono lontanissime. Quello che mi farebbe piacere è che ognuno di voi deve pensare singolarmente che deve diventare Presidente della Repubblica. Cioè la signorina con gli occhiali, voi dovete essere la nuova classe dirigente, vate in Gazzan. Perché nel 22 è successo questo, nel 1938 le leggi razziali sono questo, allora voi vi dovete impegnare nella società civile, dovete essere un esempio, vi dovete impegnare in politica, dovete avere buoni voti a scuola, dovete studiare, perché ognuno di voi deve diventare una colonna dell'antifascismo in Italia, di cui ancora oggi c'è tanto bisogno. E cosa dire a Stefano Vecchione se non veramente ci lascia sempre così, a bocca aperta per la sua preparazione, ma la sua capacità proprio di entrare in sinergia, in questo caso in un mondo così giovanile che è quello degli studenti. Grazie Stefano. Adesso inviterei la professoressa Rosangela Veltri, perché presenterà un monologo degli studenti del chimico, tratti dalla lettura del testo Il silenzio dei venti, e vorrei che fosse proprio lei a presentarli. Grazie.
Allora, buongiorno e benvenuti ai ragazzi. Perché questo monologo? Perché tempo addietro, circa una decina di anni fa, abbiamo avuto l'onore di fare l'incontro con l'autore Elisa Springer, una deportata che ha portato proprio la testimonianza. E quindi per noi è stato un momento molto significativo vedere e capire direttamente dalla persona quello che effettivamente si era vissuto in quel periodo. Il libro è presente nelle nostre biblioteche della scuola, quindi tempo addietro abbiamo preso questo libro e letto con i ragazzi un pochettino quello che è in realtà e quello che è successo per non dimenticare, perché in realtà questo è stato, e le nuove generazioni, un po' prese un pochino da tutte le cose che subentrano, sembrano, guardano, capiscono, ma non si rendono effettivamente conto di quello che purtroppo persone, nonni, hanno subito, non i nostri, però nonni hanno subito questo. E in questo libro ci sono, è stato preso a tratti, i tratti che per i ragazzi erano per loro più significativi. E in questo libro c'è anche la storia particolare di due signore, Tatiana e Andreina, che in questi giorni si stanno vedendo anche in TV la loro storia. Quindi i ragazzi hanno detto: prof, per noi questa è la parte più bella. Hanno cercato di impararlo, cercato a capire, sono ragazzini di primo anno, quindi vanno anche stimolati e capiti, hanno cercato di fare il meglio per trasmettere quello che loro hanno capito agli altri. Grazie ragazzi, ora vi passo proprio direttamente a loro. Guardare i reticolati, le torrette, quel che resta dei forni crematori e le baracche dove si raccoglievano tremanti tutti deportati. Sentire nel silenzio assoluto di oggi le voci e le invocazioni di ieri. Ho capito che non bastano 80 anni per cancellare il ricordo di un crimine così grande. È necessario più che mai che i giovani sappiano, capiscano e comprendano, per sperare che quell'incredibile orrore non si ripeta. Oh, mamma mia. Per il sacrificio di tanti innocenti, tutto ciò è stato assurdo e tremendo, ma potrà essere servito come riscatto per il sacrificio di tanti innocenti. L'amore e la consolazione verso chi è solo sarà servito per costruire un mondo migliore senza né odio né barriere. Un mondo in cui uomini liberi, capaci e non schiavi della propria intolleranza, abbattendo i confini del proprio egoismo, avranno restituito alla vita e a tutti gli uomini il significato della parola libertà, cominciando con l'essere bambini, germogli del domani. I bambini nel campo di concentramento di Auschwitz arrivavano con i treni, ma non soltanto con i treni, alcuni nascevano proprio lì. Immaginate di nascere nel campo di Auschwitz-Birkenau. La prima persona che vedi non è la levatrice, come si diceva un tempo, o l'ostetrica o la dottoressa. La prima persona che vedi è una nazista che ti prende e ti mette in un barile d'acqua fino ad affogarti. A questa fine sfuggiva solo una categoria di neonati, quelli nati da donne polacche e russe, deportate nel campo e stuprate dai soldati tedeschi. Ma a queste donne, durante la gravidanza, veniva fatta l'analisi del sangue. Tutto normale, vero? No. Ciò significava provare a controllare preventivamente, ad esempio, gli occhi. Saranno azzurri? Saranno celesti? Oppure non saranno ariani? Ma la maggior parte dei bambini ad Auschwitz non ci nasceva.
venivano deportati con dei treni che non somigliavano a quelli dei fumetti o dei cartoni animati che fanno ciuff ciuff. Questi erano più treni che facevano sbam sbam. Il destino dei bambini ad Auschwitz-Birkenau era suddiviso in tre tipi. Se tu avevi meno di 12 anni, venivi ammazzato subito, quasi sempre con delle fucilazioni di massa, ma non da solo, insieme a donne, vecchi, disabili. Poi si accorsero che con le camere a gas potevano fare prima. Allora iniziarono con le camere a gas. La seconda possibilità era che tu avessi più di 12 anni, ecco. Allora, in quel caso, venivi avviato ai lavori forzati, il che voleva dire iniziare a morire lentamente, dal dolore, dalla fatica, o anche da più di queste cose messe insieme. C'era poi una terza possibilità. Era quella che tu finissi nelle mani del non dottore, Mengele. Dico non dottore, perché i dottori di solito le curano le persone, le aiutano a star bene. Quel dottore lì, invece, no. Lui faceva esperimenti sui bambini e li portava alla morte. Mengele era perciò chiamato angelo della morte anche dai nazisti. Mengele fece costruire una specie di asilo dove mandò i bambini, gemelli monozigoti, a giocare. Che sembra anche normale detta così, vero? Costruisci un asilo, i bambini vanno a giocare e tu li osservi mentre loro giocano. Non ci sarebbe poi niente di male, no? Invece, quello che non era normale era Mengele, che era quel non dottore che voleva trasformare quei bambini lì in bambini di pura razza ariana. E allora, ogni giorno li pesava, li misurava e ogni tanto li chiamava a sé e gli iniettava nell'iride il blu di metilene, per schiarire gli occhi, per farli diventare azzurri, per farli diventare di razza ariana. Ma i bambini non diventavano di razza ariana. I bambini urlavano dal dolore, diventavano ciechi e quando si addormentavano, Mengele li soffocava nel sonno. Oppure prendeva i gemelli per la schiena e li cuciva per capire cosa gli sarebbe successo. E quando capiva che non gli sarebbe successo niente, a parte urlare dal dolore, soffocava anche loro. Mengele prese 3.000 bambini. Di questi, solo 200 sopravvissero quando il campo di Auschwitz-Birkenau venne liberato. Fra le sopravvissute c'erano Tatiana e Andrea Bucci, sorelle scambiate per gemelle, che raccontarono la storia di Sergio, il loro cuginetto di 7 anni. All'interno della baracca c'era una donna che controllava. Un giorno quella donna si avvicinò ad Andrea e Tatiana e disse loro: verrà un uomo su un camion e vi dirà: chi vuole rivedere la propria mamma, faccia un passo in avanti. Non è vero, la mamma non ve la farà rivedere, non lo fate il passo in avanti. Andrea e Tatiana non si fidarono, andarono anche da Sergio e gli dissero: Sergio, verrà un uomo e dirà: chi vuole rivedere la propria mamma, faccia un passo in avanti. Ma non è vero, non ti ci porterà dalla mamma, non lo fare il passo in avanti. Ma Sergio, quando sentì la parola mamma, era già felice. Allora quell'uomo venne e disse: chi vuole rivedere la propria mamma, faccia un passo in avanti. E Sergio alzò la mano, fece il passo in avanti e l'ultima immagine che Andra e Tatiana hanno del loro cuginetto è seduto sul camion del nazista, che fa ciao con la manina e un mezzo sorriso, pensando di andare a rivedere la sua mamma. Sergio finirà ad Amburgo, dove gli inietteranno delle cose orribili nel corpo per provocare la tubercolosi. Gli verranno fatti degli esperimenti insieme ad altri 19 bambini. Poi gli americani arrivarono a liberare Amburgo. E i nazisti presero questi bambini e li portarono in una scuola, ma non una scuola dove si insegna, bensì nello scantinato di una scuola. Con dei ganci da macellaio attaccati alle pareti, dove impiccarono questi bambini. E alcuni bambini erano così piccini, e i loro corpicini
pesavano così poco che li dovettero tirare per le gambe. Questo è stato. Ricordare serve per comprendere, e comprendere non serve per scusare. E non commettere gli orrori del passato. Questo è stato. Ok, ragazzi, grazie. Devo dire che ci avete fatto emozionare. Complimenti anche alla professoressa che ha preparato i ragazzi, e devo dire che il messaggio più grande è stato trasmesso proprio dai vostri compagni. Noi siamo adulti, siamo bravi a raccontare la storia, ciò che appartiene a noi, al nostro popolo, alla nostra vita. Ma trasmesso da voi è veramente emozionante ed è giusto non dimenticare. Questa è educazione, questa è veramente educazione e rispetto dell'altro, chiunque esso sia, in questo caso di una storia. Complimenti davvero, ragazzi, un applauso a voi. Grazie. E beh, dopo questo bellissimo, veramente ed emozionante monologo, lascerei la parola ad Angela Chiarelli, che è uno storico dell'arte della rete universitaria Giorno della Memoria, e parlerà dell'arte al servizio della memoria. Alessandra, scusami. Mi sono emozionata con i ragazzi. I ragazzi mi hanno fatto emozionare. Allora, salve ragazzi, io avrei bisogno del puntatore perché vi spiego subito. Intanto voglio ringraziare la professoressa, perché in realtà mi ha anticipato, cioè ha fatto il lavoro che noi come rete universitaria per il Giorno della Memoria spingiamo. Io, prima si parlava della legge, la rete universitaria inizia un percorso verso la memoria che in qualche modo anticipa anche la legge, cioè nel senso noi eravamo seduti a quel tavolo, ovviamente non io, ma chi? Altri della rete, e guardi, sarà difficilissimo gestirmi nei movimenti a me perché io schizzo dappertutto, glielo dico subito e mi scuso, non per altro. Quindi questa legge a cosa serve? Io, come si ferma sta roba? Scusatemi, fermatelo, tornate indietro. Allora gestitelo voi che è meglio, perché se no lo faccio schizzare. Adesso io mi presento, io sono una storica dell'arte. Sono responsabile della rete universitaria, sono responsabile nazionale della rete universitaria per la comunicazione, della rete universitaria per il Giorno della Memoria, e poi sono responsabile per la Calabria, per l'UNICAL. Siamo. Così? Aiuto. Io anche ho un microfono in così. È difficile stare fermo. Allora. È interessante, se no è un peccato. Allora, mi hanno costretto, adesso ci sono. Qui sono una storica dell'arte. Voi direte, che c'entra la storia dell'arte con la Shoah? E soprattutto, perché il lavoro che facciamo da 20 anni ad entrare nelle scuole, ma soprattutto poi in alcuni momenti legati ad una formazione che è in realtà europea adesso, quindi in tutte le università italiane, noi formiamo i docenti o cerchiamo di dare ai docenti delle linee guida da seguire con i ragazzi. Io invece sono quella che entro molto spesso nelle scuole. Mi confronto con i vostri docenti, ma soprattutto amo confrontarmi con voi. I docenti mi annoiano, ve lo dico subito. Sono molto più belli i ragazzi. Quindi faccio questo percorso da 20 anni. Ieri non eravamo qui per colpa mia, però purtroppo io ho delle date da rispettare, non per colpa del Rotary, lo dico subito preside, è colpa mia, però avevo una serie di attività, infatti smonto qua e stasera sono ad Altomonte, poi devo andare direttamente ad Altomonte. Ora vedete, qui avete delle proiezioni. Cosa c'entra l'arte con la memoria? Se ne va per i fatti suoi. Fermatelo. Ok, me lo fermi qua? È possibile fermarlo? Allora vi spiego. Dicevo, io sono la storica dell'arte.
cosa c'entra la storia dell'arte con la memoria? Ovviamente voi conoscete, sappiamo, quel 27 gennaio non si sfondano i cancelli di Auschwitz in realtà. Arriva l'Armata Rossa, su un i comunisti, sì. Arriva l'Armata Rossa, non fate battute sui comunisti perché scendo, ve lo dico subito. Però arriva l'Armata Rossa e diventa la data simbolica per l'apertura di una finestra sulle atrocità sulla più grande atrocità del Novecento. Si decide questa data simbolica del 27 gennaio, ma c'è ovviamente un percorso, no? C'è una fine, c'è una resa, una fine della guerra, una liberazione di diversi campi, e si individua in Auschwitz, no? Il simbolo del male. Ma Auschwitz non è l'unico simbolo del male, purtroppo. I campi di sterminio sono presenti, hanno invaso tutta l'Europa, ci sono luoghi di morte molto importanti in Italia, c'è il nazismo e c'è il fascismo, ci sono le leggi razziali precedenti in Germania, ma ci sono le leggi razziali del 38 anche in Italia. Ora, tutto quello che succede nei campi di sterminio, ovviamente, ragazzi, mica si offessi i tedeschi, no? Cioè, quando iniziano a scappare, quando iniziano a capire che la guerra per loro si sta mettendo male, questi campi, in qualche modo, queste prove, cercano di distruggere le prove. Noi abbiamo il vuoto storico dei documenti su molti nomi. Noi calcoliamo 6 milioni di ebrei, ma non sappiamo se sono 6 milioni di ebrei. Noi calcoliamo 500.000 sindi, rom. Noi calcoliamo un'infinità di omosessuali. La Shoah, quelle che noi chiamiamo le Shoah, la Shoah si lega alla questione della comunità ebraica, agli ebrei, ma in realtà la Shoah al suo interno ha tantissime Shoah che vanno a colpire diverse etnie, vanno a colpire anche gli italiani, anche i gay, omosessuali, ho chiamato malati. Tutti i portatori di handicap, perché malati, c'è la questione, ecco, ho capito. Quindi si perde il senso. Cosa succede? Non rimane. Io da piccola l'ho ingoiato un microfono, quindi secondo me alla fine vado meglio così. Allora, che cosa succede, ragazzi? I tedeschi non lasciano prova. Certo, non fotografano l'atrocità, non portano con sé il materiale che può incriminarli. Si trovano documenti, liste. Ma ricordate anche una cosa, e partite da questa idea, che il campo di concentramento e il campo di sterminio sono due cose differenti, ok? In tutte le guerre il campo di concentramento è qualcosa previsto dalla guerra, è un luogo dove vengono chiusi chi è ostile a un regime, a un'idea, ma è un campo che va sotto le leggi di tutela, no? Dell'arrestato. I campi di sterminio no. I campi di sterminio sono un'altra cosa. E anche durante il nazismo erano vietati. Quindi nel momento in cui questi vanno via, scappano, cercano di scappare, prima di Norimberga, si cerca di distruggere. Io mi devo alzare però. Quindi fatevi pace, perché non riesco. Sì. Ok, mi sentite, ragazzi? Perché ho bisogno. Allora, queste sono molte slide. Così? Così? Aiuto. Mi sentite? Allora, qui c'è un lavoro, ragazzi, di formazione di molte slide. Io andrò molto veloce. Allora, l'arte, che ruolo ha? Se noi pensiamo, ragazzi, ed è una follia, che i campi di sterminio, i campi di concentramento durante il nazismo sono vere e proprie fucine di arte. Ora,
in condizioni terribili, e come diceva Stefano, di fame, freddo, maltrattamento, dove si subiscono le peggiori torture. Come diamine gli viene? È stata la mia prima domanda, attenzione, per partire in questo percorso. Ma come cavolo gli viene in mente a uno di rintracciare un carboncino, di prendere un foglio, di disegnare? Cioè, stai morendo e disegni, stai morendo e scrivi, stai morendo e componi musica. La musica, una cosa che compone. Chi è un musicista qua? Chi si occupa di musica? Bravo. Tu mi insegni, no? Che comporre la musica è una cosa difficilissima, che prevede dei tempi, prevede una tranquillità mentale che lì non avevano. E allora, perché si produce arte nei campi? Qualcuno mi sa dare, non dei professori, qualcuno ha un'idea? Ragazzi, non si distraevano, però era anche, poteva essere un motivo. Poi, bravo, cosa succede? L'arte diventa un atto di resistenza. Ognuno con i propri strumenti, quelli più consoni. Quindi c'era chi scriveva, c'era chi componeva musica. Ci sono stati grandi intellettuali nei campi di sterminio che non sono usciti. Stavano denunciando, stavano facendo un atto di resistenza. Stavano dicendo: cavolo mondo, ci stanno facendo questo. Questo succede in questo posto perché nessuno se ne accorge. Abbiamo parlato di Auschwitz. Io ad Auschwitz sono andata. Ad Auschwitz non sono voluta tornare, mai più. Non sono voluta tornare. Ho incontrato in 20 anni tutti quelli sopravvissuti, perché io poi lavoro anche con le comunità ebraiche e lavoro con l'ambasciata di Israele. Quindi con il Yad Vashem, un museo dell'Olocausto. Ma ci sono tanti luoghi. Ce n'è uno, andatevelo a cercare, non ve lo posso descrivere, però cercatelo su internet. Voi avete la possibilità oggi di andarlo a vedere. Si chiama Terezin. Terezin è un luogo dove vengono chiusi e sterminati tutta una classe di artisti, musicisti, artisti intellettuali, gli uomini più importanti. Ma lo stesso avviene ad Auschwitz-Birkenau, in realtà non ad Auschwitz, ma a Birkenau, che era il luogo di sterminio, e in altri luoghi, troppi. L'arte cosa fa oggi per noi? In che cosa ci aiuta noi pazzi che cerchiamo di studiare questa cosa che è instudiabile, inspiegabile, perché poi alla fine, ragazzi, è inspiegabile, diciamoci anche la verità, no? Il racconto di Simone, il racconto di questi sopravvissuti, cioè chiunque non troverà mai una giustificazione o un senso logico. A cosa mi serve a me l'arte, da storica dell'arte? Cosa mi serve studiare queste immagini? Mi serve, purtroppo, a capire, a dare una definizione delle vittime. Nella descrizione, queste sono le uniche immagini reali, al pari delle fotografie, che escono dai campi di concentramento. In questo momento, appena io partirò in modo veloce con le immagini, voi in quel momento state vedendo una fotografia reale del momento, di quello che succedeva lì dentro. L'artista diventa il cronista del suo tempo, cioè è il fotografo che oggi va in guerra, fa una fotografia, la manda ai giornali e vi rende partecipe. Avete visto quando escono le fotografie di guerra, no? Le foto più brutte. Noi non viviamo la guerra, noi assistiamo alla guerra, la vediamo, no? Attraverso le immagini. Beh, queste persone hanno definito e ci hanno fatto capire che cos'era in quel momento l'Olocausto.
gli artisti sono i veri strumenti per... Adesso andate veloce, come si ferma sto... No, ho fatto un... Me lo fermi? Allora, gli artisti diventano praticamente i vostri cronisti. In quelle immagini, voi dovete paragonare queste immagini al pari delle fotografie reali. Noi abbiamo di quel periodo soltanto delle fotografie successive, quelle fatte dagli americani, dai russi, dagli inglesi. Noi non abbiamo foto dei campi di sterminio, ma queste immagini sono le fotografie che hanno fatto gli artisti. Mi vai avanti. E diventa in questo modo, ferma, la memoria dell'Olocausto. L'arte come strumento di memoria, l'arte al servizio della memoria. Ovviamente perdiamo tantissime persone, questa è Charlotte Salomon, oggi c'è la Stolpestein, la pietra d'inciampo, no? Noi perdiamo, guarda, qui vai veloce perché non posso spiegare tutte, però cercate di leggere in queste opere. Puoi andare un attimo, ferma un attimo. Per farvi capire vi faccio solo un esempio. Puoi tornare indietro, grazie. Poi dopo andiamo veloce, ma questa è. Vedete qua Charlotte Salomon è una ragazzina, praticamente proprio piccola. E si nasconde in Francia, dagli zii scappano, sono una famiglia ebrea, lei è incinta, è una giovane donna incinta, un artista esce dall'accademia, voleva diventare un artista, beh la Francia non lo salva, le colline francesi non la salvano, finisce ad Auschwitz e lì muore. In un'opera troviamo una data, 31 del 33, vedete, in un disegno, è una data, punto, una data. Non ci sono grandi documentazioni sui passaggi delle SS. Quella data si va a levare a un unico documento, di una marcia dei nazisti sugli Champs-Élysées. Grazie all'opera di Charlotte Salomon, gli storici ovviamente, non gli storici dell'arte, in collaborazione con gli storici dell'arte, hanno scoperto attraverso degli atti che quel giorno a Parigi, sugli Champs-Élysées, c'è stata un'armata tedesca e al seguito una deportazione da Montparnasse, dove erano nascosti tutti gli artisti ebrei, di oltre 600 artisti nascosti a Montparnasse. La storia lavora con l'arte, nella ricostruzione le immagini diventano oggetto e soggetto praticamente della ricostruzione della storia. Andiamo avanti. Ma qua andiamo avanti veloce. Vedete, questi sono tutti artisti morti, artisti importanti che descrivono, vedete, nel ghetto la paura di un padre per la figlia, l'annullamento del documento da artista di Ventigiera, era un artista importantissimo, il passaggio nel ghetto dei morti, il trionfo della morte sull'arte e sulla cultura, l'annullamento dell'essere umano. Mi fermi un attimo. Ma mi torno indietro. Lui sopravvive. Muore nell'85. Ho avuto il piacere anche di relazionarmici, ma non di conoscerlo. A dimostrazione di quello che vi dicevo prima, Davide Olere è stato, diciamo, uno dei fortunati. Esce dai campi di concentramento. C'era il processo, voi ancora non l'avete studiata questa parte di storia, quindi la seconda guerra mondiale, perché siete del triennio, vero? A Norimberga vengono promulgate le leggi razziali, razziste, naziste. Norimberga, ok? Ricordatelo. Quando cade il nazismo, quando entra, Norimberga viene scelto come luogo simbolico per processare quelli che quelle leggi avevano fatto. Cioè usano lo stesso luogo dove sono state scelte le leggi e lo usano per distruggere quella parte di storia, per processarli. Ovviamente, ragazzi, le prove erano poche, non avevano lasciato. David Olere e i disegni di quest'uomo durante il processo di Norimberga vengono utilizzati al pari di prove fotografiche per incriminare i nazisti e per dimostrare
che la Shoah, l'Olocausto, lo sterminio, perché lo Shoah l'abbiamo detto noi dopo, lo sterminio c'era stato. Manda veloce adesso. Quindi, grazie ad Olere, molti dei gerarchi nazisti sono stati. Queste sono le foto di Olere. Guardate le date, ragazzi, per quel poco che è possibile. No, 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 vai, vai. Cioè, guardate che questi sono tutti, qualcuno è del 46, ma la maggior parte delle foto sono del 45, ancora sono datate. E questo è il campo di concentramento. Questo è quello che ha prodotto quella che noi chiamiamo la Shoah. Sono immagini, noi non, come rete non usiamo mai la fotografia, noi parliamo di una pornografia della Shoah. Sono state usate troppo spesso, fanno male, parliamoci chiaro, fanno molto male, no? Le foto di quei bambini. Però in realtà, vedete, mi fermi un attimo dietro. Però insegnano molto. Intanto ci fanno vedere quello che succedeva nei campi, quindi sono delle prove, no? Vi dimostrano. Noi arriviamo ad Auschwitz, ma vediamo un Auschwitz successiva. Qui vediamo un Auschwitz durante. E io dico sempre, ragazzi, fate attenzione quando trovate delle religioni che si vanno a scontrare. Lo scontro non lo troverete mai nella fede, ma non lo troverete sempre in chi predica quelle fedi. C'è questa foto di Olere che è molto bella. Era vietato pregare. Là non c'era il cattolico buono e l'ebreo cattivo, là c'era il cattolico cattivo, l'ebreo cattivo. Erano tutti cattivi, cioè se eri contro eri cattivo, non ti salvava la religione. Ma c'erano dei momenti di condivisione molto importanti ed erano di nascosto. Guardate bene questo disegno. Vedete quello laggiù in fondo? Che sta facendo? Bravo. Però c'è un momento di preghiera, vedete c'è la stella di David e c'è il nostro crocifisso, dove la fede è supporto e non è divisione. La divisione la creiamo noi. Puoi andartene avanti. Ovviamente tutto il percorso è così, le Oasset, denuncia. Ecco che cos'è l'arte. Vai avanti, vai, no, qua vai proprio avanti veloce, anche perché non... Vedete, queste sono le immagini, questa è l'arte al servizio della memoria. Fermo. Scusate. Questo è molto importante, vi spiego, torno indietro, perché il resto poi non le facciamo vedere. Guardate, un'altra prova. Vedete questa, il presidente è stato ad Auschwitz. Questa qua, questa immagine è l'EOAS del 42. Allora, succede una cosa stranissima, c'era questo luogo che era Terezin. A un certo punto, praticamente, dai campi di concentramento spariscono 1000 bambini. 1000 bambini piccoli. I testimoni, chi vede, cioè praticamente a Terezin arriva questo carico, questo vagone con tutti questi bambini piccoli. Bambini che vengono totalmente isolati dal resto del campo, non devono avere nessun contatto, non devono, questo lo raccontavano i pochi testimoni usciti da Terezin, non devono avere nessun contatto, però non esiste prova, chi sono questi bambini, cioè non esiste un registro dove dice, perché i registri là degli arrivi c'erano, no, questi bambini non sono stati mai censiti. Arrivano questi bambini, allora... Ci sono state mamme che quando l'hanno vista arrivare, come Brunella, chiunque mamma, chiunque, e che aveva figli un po' più grandicelli, diceva, vabbè, ma questi bambini arrivano da soli, andiamo noi ad aiutarli. Si spostano e vanno dietro a questi bambini. Bambini che devono rimanere isolati, fondamentalmente sono in un ghetto, li potevano anche distribuire, no? Vero? Potevano stare lì, erano chiusi. Ma invece vengono tenuti isolati. Di questi bambini si saprà molto dopo, perché questi bambini dopo 2 mesi vengono riprelevati insieme a chi in quel momento aveva deciso di aiutarli, di dare un contributo, di farli mangiare, erano piccoli, piccoli. Sapete chi erano quei bambini? Era un passaggio di bambini che avevano assistito alla morte e alle tragedie dei campi di sterminio. Non potevano parlare con nessuno, che sono stati prelevati insieme a quelli che erano diventati nuovi testimoni, quindi chi era relazionati con loro, sono stati rimandati ad Auschwitz, Birkenau, e sono stati gasati tutti.
c'era sto vuoto di documenti, no? Sti bambini spariscono e ricompaiono. Leo Haas nel 42, con questo disegno del 42, dà la prova che questi bambini, questi 1000 bambini, sono passati dal ghetto di Terezin. A che serve la memoria? Io ovviamente non mando avanti perché i tempi sono quelli. Ora ve lo voglio chiedere a voi ragazzi una cosa però, proprio a voi, perché se no oggi la mia presenza qui a 70 anni, e ricordo, Stefano ricorda l'antifascismo, militante importante, poi sono ampi, quindi figuratevi se non ricordo anche quell'aspetto, no? Che è stato fondamentale, perché dobbiamo ricordare che qualcuno ha detto di no. Qualcuno ha combattuto per la nostra libertà e per le vostre libertà. Quelle che voi oggi avete nel taglio di capelli strano. Potevi essere deportato per un taglio di capelli del genere. Se qualcuno un giorno decideva, per il tuo telefonino, per la tua barba, per il tuo mangiare la gomma, rispetto a me, sto scherzando ovviamente, non è. Perché porti gli occhiali, perché sei per 3000 motivi, perché stai seduta in questo modo. Erano tutti motivi validi, però ragazzi a che serve oggi ricordare e fare memoria? Questo è un impegno mio, in primis. A che serve oggi fare memoria? No, non serve a niente, è vero. No, hai dato una ragione, guarda, mi hai dato un assist terribile. Sapete che cosa non serve a niente? Perché quelle persone non le posso salvare, le posso ricordare. Ma come diceva il presidente, mia mamma quella storia l'ha vissuta. Cioè non è tanto lontana. E quei vagoni, no? Quei vagoni che trasportavano non sono tanto diversi dai barconi che oggi passano il nostro Mediterraneo. Quei bambini non sono diversi dai bambini con le pagelle. Se noi di questa memoria non ne facciamo uno strumento, io non ho proprio nulla a che fare a venire nelle scuole. Non serve a niente, non rimane a niente. Io posso andare ad Auschwitz, ma Auschwitz deve essere la mia memoria, la vostra memoria. La memoria deve essere ogni giorno. La memoria deve essere quando voi vedete un vostro compagno in difficoltà, o bullizzato e dovete andare dal professore. La memoria significa che voi, quando camminate, anche noi, soprattutto noi, non pecchiamo di quello che la Segre parla ancora oggi, dell'indifferenza. Deve essere un bagaglio e un'arma per voi per riconoscere quello che sta succedendo. Perché se no, ragazzi, ha voglia di piangere i morti. Sono morti. Sono morti. E non serve a niente il 27 gennaio. Non serve a nulla, è come il primo novembre, è come Natale, una data. Dillo. E questo non è giusto. Brava. Perché Liliana Segre, che io ho avuto il piacere anche di portare a Cosenza, no? In una scuola, quando non era senatrice, era un po' più libera. Perché Liliana? Ci avete fatto caso? Voi la conoscete Liliana Segre ormai, no? La vedete? Qual è la parola che usa Liliana? Non è che usa non usa Shoah, non usa sterminio, non usa cattiveria, o meglio, le usa quando racconta. Ma qual è la parola che fa più male a una che ha vissuto in questi momenti? Indifferenza. Perché il male della Shoah è l'indifferenza. E quelli che hanno fatto finta di non vedere, e quelli che si sono venduti i vicini per 2 lire. Se voi entrate nel ghetto di Roma, nell'ex ghetto di Roma, trovate quei pochi che sono stati venduti per 2 lire, perché non erano loro. Ma poi è toccato pure a loro, perché può toccare a tutti.
E questo ve lo dovete sempre ricordare. Noi la Shoah questa qui l'abbiamo vissuta, ma la stiamo vivendo ogni giorno. La viviamo a Rosarno, la viviamo nella piana di Sibari, la viviamo dove c'è sfruttamento e cattiveria. La viviamo quando un bambino con la pagella muore attaccato. La viviamo quando fanno gli attentati. La vivete quando qualcuno vi giudica per la religione. Le Shoah hanno tante forme, non vi si riproporrà in quel modo. Ma è proponibile ogni santo giorno. Grazie. Alessandra, complimenti e grazie. Vi auguro di fare... Sei stata un po' lunga? Però l'abbiamo ascoltato con immenso piacere, interessante, e veramente inviterei i ragazzi a farne una riflessione su questo, sul tuo argomento e su ciò che hai trasmesso. Andiamo velocemente, altrimenti poi non riusciamo a completare la mattinata, e passerei la parola al professore, al docente, scrittore Luigi Carbone, sul tema che tratterà la violenza delle parole. Gennaio 2020, Mondovì, Cuneo. A casa di Lidia Rolfi, internata, testimone della Shoah, morta per fortuna nel suo letto nel 1996, è comparsa una scritta: Juden Herr, qui c'è un giudeo, con la stella di David. 26 gennaio 2020, Torino. Sotto casa di una donna di origini ebree, figlia di una staffetta partigiana, c'è una scritta: crepa sporca ebrea. 27 gennaio 2020, ma sembra il novembre del 38, la notte dei cristalli. Arrezzato, in provincia di Brescia, si chiama Madia, è italiana, Madia è il nome. I genitori sono marocchini, ma Madia è italiana e ha 36 anni e gestisce un bar che si chiama Casa Blanca. Bene. La notte del 27 le viene sfondata la vetrina, rotte le tende e una svastica compare sul pavimento del bar con scritto Negra Troia. Ora, non stiamo parlando di 80 anni fa, stiamo parlando di ieri e di oggi, un altro fatto appena successo a Livorno, l'ennesimo subito da un ebreo gestore di un negozio, gestore, è il suo e di famiglia. Ora, cosa accomuna, al di là della brutalità, che è quello che vi voglio dire oggi, accomuna il fatto che tutte e tre le volte sono comparse delle scritte. Sono state usate delle parole, perché io lo dico sempre ai ragazzi, quando parliamo del 27 gennaio, al di là di quello che vediamo, io spesso do un pugno nello stomaco ai ragazzi facendo vedere Memory of the Camp, cioè i filmati girati dalla BBC a seguito dell'esercito inglese, che ripresero l'inferno di Bergen-Belsen, sembrava il sesto canto dell'inferno, quando Dante e Virgilio camminano sui corpi, sui cadaveri, li camminano sui corpi a Bergen-Belsen. Bene, io oggi vorrei farvi capire questo, tutto quello che avete visto adesso, gli orrori, i bambini morti, ragazzi, comincia in maniera banale. E siccome il male ha un volto banale e rassicurante, ecco che diventiamo indifferenti. Per cui Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Bergen-Belsen cominciano da lì, perché quello che è successo all'epoca si sta ripresentando con altre forme, con altre lingue, con altri colori politici. E però io chiedo di fare un discorso, chiedo di partire da un punto di partenza, cioè anziché parlare delle vittime proviamo a entrare nella testa questa volta dei carnefici. Perché facevano in quel modo? Ma non parlo solo dei gerarchi, non parlo dell'SS, non parlo di Goebbels, di Goering, di Himmler, parlo della gente, parlo dei tedeschi. Perché le parole furono usate per creare, attenzione, ascoltate bene, le parole attraverso i mezzi di comunicazione di massa di allora, non c'erano i social, oggi vengono usati i social, all'epoca venivano usati la radio, il cinema, per creare una coscienza di massa, di nazione e di popolo, perché ci si richiamava al popolo. Alla massa. Le parole formano
lo facciamo con i ragazzi che io tormento soprattutto al primo anno. Quando parliamo delle parole, le parole servono ad esprimere i nostri pensieri, le nostre coscienze come individui e anche come collettività. La vogliamo chiamare massa, la vogliamo chiamare popolo, ma a questo servono le parole. E allora, sappiate che la morte di milioni di persone è cominciata con dei messaggi alla radio, con dei discorsi pubblici, con degli articoli di legge. Per cui io vi chiedo per un attimo di spostare le lancette del tempo indietro di diciamo 12 anni rispetto al 27 gennaio del 45. Perché nel gennaio del 33 Hitler acquisisce, attenzione a queste parole perché sono state ripetute di recente da noi, pieni poteri. Qualcuno oggi li chiede. Pieni poteri. Questa storia inizia il 28 febbraio del 1933. Sentite come suonano queste parole. Ordinanza del presidente del Reich, Hitler, per la protezione del popolo e dello Stato. Caspita, il popolo va protetto, lo Stato va protetto. Ditemi chi di noi non direbbe, cavolo, finalmente qualcuno che ha intenzione, soprattutto nella Germania di quegli anni, devastata da un debito di guerra enorme, dalla crisi del 1929 che aveva devastato anche l'Europa oltre agli Stati Uniti, cavolo, caspita, risolviamo tutto. Bene, questo cancella tutti quegli articoli che la Costituzione Repubblicana di Weimar aveva scritto per tutelare le libertà individuali. Ragazzi, la libertà religiosa, la libertà di parola, la libertà di pensiero. Se noi oggi siamo qui ad esprimere i nostri pensieri, che ci piacciono, che non ci piacciono, ognuno ha i suoi, ma lo possiamo fare liberamente, ebbene fu vietato. Potevi finire in un campo di concentramento per il tuo taglio di capelli. O per le tue idee religiose. Era un pretesto. 25 marzo del 33, andiamo avanti per date. Attenzione a come si chiama questa legge. Ragazzi, febbraio, marzo, aprile, parliamo di pochi mesi. Legge contro l'invasione dell'elemento straniero. Io tremo perché queste parole le sento anche oggi. Scusate, leggo perché non le ricordo a memoria. L'invasione dell'elemento straniero delle scuole e delle università tedesche significa che praticamente dagli uffici pubblici, dalle scuole, gli ebrei, gli stranieri, anche se cittadini, come Madia che è cittadina italiana, ma siccome è scuretta di pelle non è italiana. Parentesi. Guardate che succede anche oggi. Ve li ricordate i fischi a Balotelli? Cosa ha detto il capo ultra dell'Hellas Verona? Che Balotelli, siccome è nero, è meno italiano. E l'ha detto oggi, non l'ha detto 80 anni fa. Stiamo attenti alle parole, ragazzi. Perché questo è quello che dovete tenere in considerazione, le parole. Addirittura nelle aule, nelle classi, soltanto l'1% di alunni poteva essere non di razza ariana. Cioè veniva fissata una quota, l'1,5%. Guardate come erano precisi. Altra legge, altre parole. E, ragazzi, questa è bellissima, 1 giugno del 33, ora ditemi, chi di noi non sarebbe d'accordo con una legge che si intitola Legge per la riduzione della disoccupazione? Per la miseria, era ora. La legge per eliminare la disoccupazione significava mandare a casa gli ebrei che lavoravano e guardate come erano subdoli. A un certo punto vengono vietati i matrimoni misti, cioè tra ebrei, che diciamo ebrei erano cittadini tedeschi e tedeschi, e addirittura naturalmente tra ebrei e ebrei, ma non è che lo vietassi apertamente, non potevano essere accusati di una cosa del genere, semplicemente c'era una legge che prevedeva il prestito matrimoniale, anche oggi due giovani si sposano, mutuo agevolato, ti diamo 20.000 euro, non ce li restituisci, ti compri casa, le spese per i primi figli, perfetto. Bene, questa legge escludeva dal prestito se si sposavano due ebrei, oppure se un tedesco sposava un ebreo, questo prestito non poteva averlo, non conveniva. Disincentivava i matrimoni di questo genere. Ma quello che viene meno, ragazzi, allora è una delle fonti, una delle basi del diritto romano, che è stata ripresa addirittura dalla prima Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino nel 1789. E cioè noi abbiamo diritti non perché apparteniamo a uno Stato, non perché apparteniamo a un popolo, ma perché siamo individui.
siamo portatori di diritti perché individui, non perché siamo individui che appartengono a uno Stato. Balotelli è meno italiano di noi, quindi ha meno diritti. Questo si faceva in Germania, ma le fondamenta, le basi delle baracche di Auschwitz e di tutti gli altri campi di questo genere vengono gettate ben prima delle leggi di Norimberga. Siamo in estate, siamo a luglio, che bella l'estate, 14 luglio del 33, 1933, e il male diventa una cosa banale, cioè i tedeschi cominciano a considerare, perché questo faceva la propaganda di Goebbels, cioè far passare la morte programmata, gli stermini programmati come qualcosa di tutti i giorni. Così come oggi è normale sentire gente che commentando a distanza, la distanza messa da uno schermo televisivo, commentando dei disperati che muoiono in mare, dice vabbè ma se la sono cercata, chi gliel'ha fatta fare? Perché non siamo lì. E allora sentite come suona in modo sinistro questa legge, si chiama legge sulla prevenzione della nascita di elementi ereditariamente malati, detta anche legge di sterilizzazione di massa. Questa legge, queste parole, ragazzi, parliamo di parole, solo questa legge ha fatto 275.000 morti, cioè 275.000 persone scientificamente eliminate da uno Stato che ne ha programmato lo sterminio attraverso degli articoli di legge. Erbkrank, malati ereditari, chi erano questi indesiderabili, questi malati? Guardate qua. Deboli di mente fin dalla nascita, schizofrenici, manico-depressivi, malati di epilessia, ciechi, sordi, alcolisti, gente da eliminare. Poi, avete visto quando leggiamo in classe, ragazzi, aprite pagina 234, paragrafo 12, cos'è un paragrafo? Cos'è un paragrafo? Vizza, cos'è un paragrafo? È un pezzettino di libro, no? È un sottoargomento di un argomento più grande, roba con la quale noi vi annoiamo tutti i santi giorni. Bene, sentite questo articolo 12, diceva che la polizia era autorizzata a fare irruzione nelle case di gente che magari era depressa e quindi si comportava in modo strano o magari beveva un po' perché aveva problemi economici. Erano autorizzati a fare irruzione e a prelevare queste persone con la forza. Se erano minorenni, addirittura li potevano strappare ai genitori. E sapete come faceva la polizia a sapere che in quella casa lì, quell'appartamento lì, quello nel quale abito io, c'è uno schizofrenico, c'è un alcolista? Attraverso una parolina, ecco ancora le parole, delazione, che vuol dire? Il vicino di casa andava e segnalava. Oggi si suona ai citofoni. Oggi si suona ai citofoni. Una volta bussavano e se dopo la prima volta non avevate aperto, sfondavano la porta e vi venivano a prendere. Oggi si suona i citofoni. Ora, era la lotta, diventava la lotta di una nazione intera contro il diverso, perché quando parliamo dello sterminio, giustamente ricordavamo prima, non dobbiamo parlare soltanto degli ebrei, perché il problema non è tanto a chi è stato fatto, ma come è stato fatto e perché è stato fatto, i motivi che hanno portato allo sterminio. Omosessuali, testimoni di Geova, Rom, Sinti, bastava una leggera zoppia. I bambini dei quali parlavi prima, lo sapete come si moriva nei campi di concentramento? I bambini si mettevano un'asticella, se con la testa toccavano vuol dire che avevano l'età giusta per andare a lavorare, se non toccavano con la testa li fucilavano o li gasavano. Tutto questo perché erano state scritte delle parole. Ora vedete qual è il discorso adesso. Quando i totalitarismi, li studierete poi al quinto, non vi voglio annoiare con i totalitarismi, però cosa fa il totalitarismo? Cerca di far identificare noi tutti con un'idea di popolo, di nazione, di tradizioni che ci accomunano, che vanno indietro nel tempo. Era il mito, la mitologia romantica dei tedeschi dell'Ottocento, non a caso Wagner era il musicista preferito dai nazisti, il mito dei Nibelunghi, Siegfried, vabbè, tutto questo. Ma soprattutto per fare comunità è importante trovare un nemico, individuare un nemico
E il nemico chi è? È il diverso da noi, chi non si comporta come noi, chi non si pettina come noi. Beati voi che vi potete pettinare, io non posso più farlo. Ma chi non ha i nostri gusti sessuali, chi non ha la pelle del colore, del nostro colore, chi appartiene a una religione diversa, chi ha idee politiche diverse. Guardate che nella Germania nazista, per essere dichiarati deboli di mente e quindi rientrare in quella legge bastarda, bastava essere antinazisti. Bastava essere antinazisti. Si veniva presi, arrestati e ammazzati di botte quando andava bene, se non addirittura certe volte. Gli omosessuali, per esempio, venivano dati in pasto ai cani di solito. Venivano chiusi in un recinto, venivano liberati i cani, venivano sbranati dai cani. Questa era la fine che facevano gli omosessuali. Semplicemente perché si era di gusti sessuali diversi da quelli che erano imposti da uno Stato. Per cui, attenzione, perché molti tedeschi, dopo questa propaganda, non pensavano nemmeno di essere razzisti. Invece io non sono razzista. E io faccio parte di un popolo, la Germania, che ha delle tradizioni. Io non sono razzista, ma gli ebrei in effetti ci hanno rubato i soldi. Io non sono razzista, ma a scuola, quando ero bambino, mi hanno fatto risolvere un problema nel quale mi si chiedeva di vedere quanto poteva risparmiare lo Stato se non ci fossero stati i malati da dover mantenere. Quindi non è che io sono razzista, ma in effetti se uno è malato è meglio eliminarlo. Io non sono razzista, ma. Cos'è ma? Un monosillabo? No, insomma, una congiunzione. Cosa c'è di cattivo, di perfido in una congiunzione? Non c'è niente, no? Perché usiamo il ma? Non vi sto interrogando in grammatica, no? Vi interrogerò dopo. Il ma serve a dire che cosa? Che sto per dire qualcosa che un po' fa a pugni con quello che ho detto prima. Io non sono razzista, ma. Quanti di voi lo dicono oggi? Quanti di noi lo dicono? Io non sono razzista, ma. E allora sapete che quel ma diventa una pietra tirata contro una vetrina, quel ma diventa filo spinato, quel ma diventa lo ziclon, il gas usato per gasare i prigionieri, quel ma diventa una nave che viene fermata in mare. Per cui attenzione all'uso delle parole. Noi con i nostri ragazzi stiamo facendo una battaglia, e chiudo, che è quella per un uso etico delle parole. Ritorniamo all'etica delle parole, stiamo attenti a come parliamo, stiamo attenti a quelli che diciamo, perché qualcuno, a proposito di Liliana Segre, è arrivato a dire massimo rispetto a proposito della scorta. E quando questo lo dice qualcuno che ha ricoperto un ruolo istituzionale, si dovrebbe vergognare. Massimo rispetto per la signora Segre, ma basta quel ma, ragazzi, e queste cose succederanno di nuovo. Grazie. Veramente, grazie, complimenti al professore Carbone. E adesso chiederei a Maria Brunella Stancato di raggiungermi. Maria Brunella è il presidente dei Federanziani regionale, rappresenta anche a livello nazionale, e che è qui con noi perché dirà qualcosa sicuramente Brunella, ma rappresenterà un momento con un simbolo importante che ha costruito lei negli anni, che è questa famosa sciarpa della pace. Darei subito la parola a Maria Brunella. E do il benvenuto a Peppino Bitonti, scusami Brunella, è arrivato adesso il dottore Bitonti, che chiederei di avvicinarsi perché poi chiuderà in rappresentanza del Consiglio Comunale. Intanto buongiorno a tutti. Devi tenerlo diritto. Buongiorno a tutti, era spento. Vi ringrazio ragazzi per essere qui. Io vi vorrei invitare a fare un gioco. Solitamente giochiamo alla guerra. Noi invece abbiamo iniziato e abbiamo inventato il gioco della pace. Lo abbiamo fatto con una categoria di persone che voi amate e adorate, ne sono certa, perché sono i vostri nonni. Io mi occupo di una categoria di persone che non gliene frega quasi niente a nessuno. Sono gli over 65. Venite avanti,
E questo è solo un pezzo. Questo è il pezzo nato è presentato il 5 febbraio del 2017 al campo di internamento di Ferramonti di Tarsia. La sciarpa ad oggi misura oltre 300 metri ed è stata fatta da oltre 1000 mani. 1000 mani rugose, 1000 mani che hanno accarezzato sicuramente il vostro volto. È il vostro viso. Vi faccio una domanda, ragazzi. Quando combinate una marachella, magari adesso no, siete più grandi. Dai vostri genitori oppure dai vostri nonni a ripararvi? Però magari cercavi conforto e aiuto dal nonno, dalla nonna. Allora, adesso diciamo che ho fatto questa piccola introduzione proprio per dare la possibilità alla sciarpa della pace ad entrare qui nella vostra aula magna. Ringrazio la presidente di Exodus Calabria per avermi voluta, il presidente del Rotary che è colui che ha dato l'ok affinché la sciarpa fosse presente, il dirigente scolastico dell'istituto e tutti i relatori, la mia amica Alessandra, alla quale adesso darò un compito importante. Noi abbiamo, vi racconto com'è nata questa idea. Io mi occupo dei centri di aggregazione per la terza età, a San Giovanni ce ne sono due, sono quei luoghi dove le persone adulte vanno per passare il tempo e farsi anche la partitina a carte. Però avevamo l'esigenza di rendere questi luoghi fruibili anche dal punto di vista culturale e di questo chiedo poi al vostro rappresentante delle istituzioni di potermi dare un attimo la possibilità di potergli chiedere come fare su San Giovanni per farli entrare nella rete nazionale di Federanziani. Noi siamo pochissimi, siamo 3 milioni e 6 ragazzi, sono tutti nonni in gamba, in gambissima, che vogliono essere parte attiva e integrante della società civile. Avevamo questa esigenza, avevamo l'esigenza di farci conoscere, perché è vero che i giovani hanno diritto a crearsi il loro futuro, però anche coloro che hanno dato tanto alla società civile, che sono andati in pensione, hanno il diritto di vivere in qualità e in cultura la parte finale della vita, che può durare un giorno come può durare anche 30 anni. La Calabria è la regione più longeva e quindi abbiamo nonni che arrivano anche a oltre 106 anni, quindi insomma c'era questa esigenza. Ci siamo interrogati e non abbiamo fatto niente di speciale. Abbiamo preso un filo di lana e un uncinetto e da lì abbiamo iniziato ad intrecciare la memoria. Il progetto ha un titolo specifico e speciale ed è questo, che è sul filo della cultura per non perdere la memoria. La cultura è intesa come conoscenza, voi qui a scuola imparate, acquisite delle nozioni, però la cultura è tantissimo altro. Come tanto altro è la memoria, c'è la memoria delle cose passate, la memoria della Shoah, la memoria della terra natia, tanti giovani hanno lasciato e lasciano la nostra terra. La memoria della libertà. Noi oggi, se siamo liberi di ridere, scherzare e fare quello che più ci piace, lo dobbiamo a chi ha sacrificato la propria vita per noi. Come vedete la sciarpa io vi invito ad osservarla, è composta da tante mattonelle, una diversa dall'altra. Simbolicamente la sciarpa rappresenta la società civile. Noi siamo uno diverso dall'altro, però riusciamo a stare insieme.
Ma perché? Perché c'è il rispetto. E ci sono delle regole che a volte possono anche non piacerci, però quelle regole fanno in modo che noi riusciamo a essere liberi. Come diceva il vostro professore, le parole. La libertà non è una cosa che è scontata. La libertà è stata guadagnata appunto anche da queste persone che sono morte. Noi abbiamo, come dire, pensato a questo progetto e sfiliamo nelle piazze. Mi piacerebbe tanto poter organizzare una sfilata della sciarpa della pace a San Giovanni, magari non d'inverno, però farlo anche prima della fine dell'anno scolastico. Sarebbe bellissimo. La sciarpa, come vi ripeto, misura 300 metri. E adesso è andata. Venite. Nel frattempo che loro si posizionano per la foto, io vi leggo come è nato il progetto. E questo progetto è racchiuso in una pergamena che solitamente doniamo alle istituzioni quando facciamo la sfilata, dove ci vedono tutti i cittadini, e a chi è il testimonial del posto. Tra l'altro, poi dopo vi farò cantare, ragazzi, perché noi abbiamo una canzone che ci accompagna. La speranza in un mondo migliore ha animato la realizzazione della sciarpa della pace, seguita e voluta fortemente da me. È realizzata manualmente con amore e abnegazione da tutti gli iscritti e gli aderenti ai centri di aggregazione culturale della Regione Calabria. All'interno della sciarpa c'è anche San Giovanni in Fiore, perché c'è un gruppo di San Giovanni in Fiore che mi segue, anche se non sono i centri di aggregazione, ma c'è un gruppo di persone che sono nostri amici e ci seguono e hanno partecipato il 5 febbraio del 2017 alla cerimonia di presentazione del progetto. Allora erano 25 metri, adesso sono 300. Sono proprio i nonni e le nonne calabresi che hanno intrecciato il filo della memoria, realizzando la sciarpa della pace per tramandarla alle giovani generazioni. Il tempo impiegato affinché tanti pezzi di filo venissero messi insieme è stato utile a ricordare, raccontare, conservare dolori, gioie, attese, assenze che oggi pesano come macigni. Dal lavoro attento e amorevole di mille mani è nato un abbraccio materno, caldo e avvolgente. Abbiamo proprio scelto il nome, la sciarpa della pace. Questo è un simbolo che mi ha suggerito il Vescovo di Rossano quando l'ho presentata, perché Tarsia rientra in quella diocesi. Proprio simbolicamente ha detto: tu chiama la sciarpa, perché la sciarpa, quando hai freddo, te la avvolgi al collo e ti riscalda. Io spero che oggi questa lunga sciarpa vi possa avvolgere e vi possa far sentire l'amore che i nonni provano verso i propri nipoti. Quindi la sciarpa è avvolgente e profuma di accoglienza e protezione, con la promessa che nessun essere umano sarà più solo, che ogni lacrima verrà asciugata, ogni ferita sarà curata, e l'indifferenza, l'abbiamo sentita tante volte questa parola oggi, l'indifferenza non troverà mai un'accoglienza. Io vi invito ad osservarvi, a osservare i vostri compagni, e quando lo vedete in difficoltà, non abbiate paura di abbracciarlo e fargli sentire il vostro calore, perché anche noi adulti a volte cerchiamo l'aiuto e il conforto in chi ci sta a fianco. Non dobbiamo vergognarci di far uscire le nostre sensazioni. La speranza però è quella di lasciare a voi giovani un ricordo delizioso ed indelebile dell'amore che i nonni provano per i propri nipoti. Desideriamo che la sciarpa della pace appunto vi avvolga, vi riscaldi il cuore e l'anima, e che ogni persona possa solo avvolgersi dentro con l'unico calore umano degno di esistere, che vi dia serenità e amore. Questa è la sciarpa della pace. Grazie Maria Brunella.
Grazie, io ho tenuto la sua presenza. Allora, invito intanto il dottore Bitonti ad avvicinarsi a noi, però volevo fare un invito al dirigente scolastico. Dirigente, la dottoressa Stancato appartiene al gruppo Exodus dello scorso anno, del progetto, all'interno è un partner attivo. Non abbiamo avuto modo lo scorso anno di iniziare con questa attività se non con il teatro, la musica, lo sport. Quest'anno lei farà parte dei laboratori e sarebbe bello, ragazzi, che voi invogliaste i vostri nonni o genitori a fare sì che possano creare questo che state vedendo e che diventi l'abbraccio per la scuola, che voglio proprio che inizi da qua, va bene? Non può dire di no? Assolutamente no, quindi io ringrazio, ricominciamo anche quest'anno e Maria Brunella è partner del nostro progetto e quindi un attimo è arrivato anche il dottore Bitonti che chiuderà poi, scusami Maria Brunella ti rubo perché lo presento adesso, parlerà per il Consiglio Comunale di Cosenza ma è anche un rotariano di San Giovanni, scusatemi vengo da Cosenza, di San Giovanni in Fiore ma è anche rotariano nonché presidente precedente con cui abbiamo iniziato questo percorso già dallo scorso anno che è stato detto prima ma non c'era. Allora lascio ancora la parola a Maria Brunella Stancato che finisce e poi chiude il dottore Bitonti, grazie. Cari ragazzi, noi faremo un percorso qui, un percorso progettuale iniziato l'anno scorso da Exodus. E a me farebbe tanto piacere avervi nelle ore dedicate a questo progetto. Io porterò ago e filo. E vi inviterò insieme alle nonne del vostro paese, alle vostre mamme, chi riusciamo a coinvolgere, a realizzare una mattonella. E le mattonelle che voi realizzerete rappresenteranno San Giovanni in Fiore, la vostra cittadina che verrà cucita all'interno poi della sciarpa principale. Giocheremo alla pace, io dico così, quindi spero e mi auguro che tutti quanti voi possiate partecipare. Adesso... Oh, sì. Adesso ho da fare delle nomine e anche voi poi sarete insigniti come ambasciatore di pace una volta che abbiamo realizzato il vostro pezzo di sciarpa. Aiuto? Sì, grazie. Noi, come dicevo, come progetto abbiamo delle simbologie. La pergamena che vi ho letto quando faremo poi la manifestazione ufficiale in piazza dove tutto il paese sarà invitato a partecipare, la consegneremo alle istituzioni. Oggi ci limitiamo a dare il nostro simbolo. Chi porta la coccarda, che è stata realizzata da una nonna di Cropalate, quindi un paese che viene dall'altra parte, rappresenta ha il nostro titolo di ambasciatore di pace. Quindi consentitemi di partire dal padrone di casa, che è dal Consiglio Comunale, il dottor Giuseppe Bitonti. Da colui che ha voluto questa manifestazione, che rappresenta una grande organizzazione che da sempre, da quando è nata, con le sue attività è sempre stata vicino ai cittadini e non posso non essere felice di nominare ambasciatore di pace il dottor Giuseppe Biafora. A nome per tutti quanti voi, per le docenti, per i ragazzi, per il personale ATA, per le segreterie che nella loro giornata quotidiana noi siamo tutti persone per bene, la sciarpa rappresenta la Calabria per bene, che si alzano la mattina, fanno tanti sacrifici e quindi vanno a lavorare. Io dico che la sciarpa rappresenta simbolicamente tutti quanti noi. Come avete visto, la sciarpa è fatta di tanti colori, all'interno c'è anche il nero. La Calabria non è solo nero, non è solo quello che fanno venire fuori. Per questo io adesso me ne vado in giro in Europa a portare la sciarpa della pace. E questa al dirigente.
E mi dolgo che non ho altre coccarde dietro, ma sicuramente avrò il piacere, quando faremo la manifestazione, di consegnare anche al vostro professore il nostro simbolo come ambasciatore della pace. Lo farete poi voi, ragazzi, quando realizzeremo qui questa coccarda. Voglio donarla alla mia amica Deborah, che lei fa tantissime cose come me, con noi che siamo all'interno del mondo dell'associazionismo. Anzi, vi invito ad iscrivervi a qualche associazione di San Giovanni, ce ne sono tantissime, fanno tantissime cose. Vi invito ad avvicinarvi all'associazionismo, può rendere la vostra vita più semplice, ma arricchita di tantissimi valori importanti. Nomino Deborah in questo momento. E per ultimo, e non per ultimo, io tolgo la mia. Io conosco Alessandra, però non sapevo di questo suo impegno così importante a livello europeo. Può sembrare opportunistico. Noi andremo ad aprile, andremo in Polonia, perché un liceo della Polonia ha accolto il nostro appello ad avere un pezzo della sciarpa della pace della Calabria. Ragazzi, a questo ci tengo tantissimo. La Calabria sarà sempre capofila di questo progetto. Mi auguro di portare il nome della Calabria in giro per il mondo e portare i calabresi per bene fuori. Se il vostro dirigente vuole essere con noi. No, no, aspettate un attimo che non abbiamo finito, solo un attimo. Scusa, era una standing ovation, non ce ne stavano. Io mi auguro che il vostro preside accolga, diciamo, il mio invito ad essere con me in Polonia insieme a questo liceo, quindi ve lo dico. Nomino Alessandra Carelli, anche lei ambasciatore di pace. Ragazzi, sono le 12:30, fino a l'1, finché non suona la campanella, non è che ce ne possiamo andare. Ci sono adesso, c'è la parte migliore. La parte migliore adesso, è il finale, per cui un po' di attenzione, ok? Un po' di attenzione. Siete stati bravissimi, grazie ragazzi, veramente un'attenzione è meritata. Ma grazie a tutti voi, grazie Maria Brunella per questi favolosi doni e perché ci hai fatto portavoce anche ambasciatori di questo tuo cammino importante che è la pace, che poi la giornata di oggi è la memoria e la pace. Allora io chiederei veramente al dottore Bitonti di fare la chiusura della giornata e vi saluto già ragazzi, vi ringrazio e spero di vedervi a breve con i laboratori che saranno avviati dalla prossima settimana. Va bene? Grazie. Va bene. Beh, credo che sia difficile poi concludere per me che non ho potuto seguire questa bella manifestazione per motivi di lavoro e noi come Rotary sai benissimo che l'abbiamo da più tempo presa e penso che ha continuato Giuseppe e continuerà anche il nostro futuro presidente. Perché abbiamo voluto questa manifestazione? Perché noi ci teniamo che i ragazzi, e vi invito, perché voi siete cresciuti in un'epoca diversa, anch'io sono cresciuto in un'epoca diversa rispetto a quella dove è avvenuto l'Olocausto, però se vedete i media ci dicono sempre il giorno della memoria, noi ci teniamo tanto che vogliamo che si ricorda questo giorno, perché voi non potete immaginare cosa sia successo quell'anno quando è stata liberata Auschwitz nel 1945.
lì ci sono stati gli orrori e ci sono state anche, come dire, hanno offeso, hanno messo sotto i piedi quella che è la dignità umana. Sono cose che non devono succedere, anche se oggi assistiamo anche a qualche altro evento, anche se isolato, ma in giro ancora ci sono queste cose qui. Quindi dovete ricordare questa giornata per dire che non bisogna offendere la dignità dell'uomo, bisogna avere rispetto dell'uomo. Io non mi prolungo, al mio posto ci doveva essere il Presidente del Consiglio, che è un vostro anche insegnante, che attualmente non sta bene all'influenza e quindi purtroppo si scusa di questa sua assenza, ma purtroppo è un'assenza forzata. Quindi porto il saluto dell'intero Consiglio Comunale, perché questa manifestazione è anche patrocinata dalla Presidenza del Consiglio. Ci teneva anche il vostro insegnante, nonché Presidente del Consiglio, di darvi una notizia che lui in questi giorni ha invitato la senatrice Liviana Segre a venire qui a San Giovanni in Fiore, perché sarebbe una buona testimonianza per ricordare un po' quello che è successo. Quindi ci auguriamo che la senatrice accolga l'invito del Presidente del Consiglio e che venga ospite qui da noi in questa splendida città. Bene, io non mi prolungo, avete già detto tutto quanto voi, ragazzi, in bocca al lupo e vi raccomando, abbiate sempre rispetto dell'uomo. Grazie, io volevo ringraziare Sila TV anche, perché è sempre presente, devo dire, veramente siete una grande famiglia, una grande comunità a San Giovanni in Fiore, e avere una televisione che possa testimoniare e portare voce a quello che si fa è importantissimo. Quindi grazie anche a Sila TV, grazie a tutti voi, ai relatori, agli ospiti, al Presidente del Rotary, che lascio l'ultimo saluto e lo ringrazio. Bene, allora, come? Sì, è vero. Brava la professoressa Rosangela Veltri. Bene, io credo che adesso, a questo punto, possiamo chiudere questa giornata, credo soddisfacente, e soprattutto grazie a voi alunni per l'attenzione prestata, grazie a chi ci ha ospitato nella figura del dirigente scolastico Giovanni Tiano, e grazie soprattutto a questi illustri relatori che ci hanno veramente fatto vivere delle emozioni tali da poter dire di aver raggiunto il nostro obiettivo come Rotary. Quindi grazie ancora a tutti e una buona giornata, e auguri soprattutto.